primo giorno di scuola. I ragazzi erano disposti a piccoli gruppi di massimo 5-6 persone e questo rendeva più facile individuarli e salutarli. Subito superato il cancello, mentre era ancora legato ad Alessia, riconobbi i capelli rossi e ricci di Martina, portata di spalle nel suo gruppetto di amiche. «Rossi!» come mi chiamava solo lei, con la sua voce acuta e tagliente, piantandomi quelle lì come pari abominati di luna. Mi si strinse al collo e mi chiese come stavo. Cercavo sempre una risposta diversa dalla accusata e scontata «bene, bene». Non che non stessi bene, ma quante risposte di quel tipo aveva già ascoltato Martina quel giorno? Tutte uguali. Io volevo fosse diverso. Volevo fare in modo che la mia risposta avesse un significato e un senso e non rispondesse alla sola necessità di completare il saluto con una formula di interessamento. Ma non era semplice, perché se non è bene e male, ho un mezzo. Ad esempio un così così, o qualcosa di simile. Sì, perché nessuno sta mai veramente bene. Così come dire di star male è alquanto egoista. Chi può dire di stare veramente male? Di certo non noi lì davanti. Certo era ricominciata la scuola, ma non è un motivo per dire di stare male. Magari stanchi. Ma stanchi di che? Dopo 3 mesi di vacanze. Assonnati forse, ma neanche tanto. Insomma, stavamo proprio bene. Anche io stavo proprio bene. Stavo così bene lì davanti, tornato nel mio habitat naturale, quello dei compagni di scuola, dei ragazzi e delle ragazze incontrate ogni giorno e di quella comunità trasversale che si tende a rete tra le classi di ogni sezione e forma un piano diverso rispetto al semplice frequentare lo stesso liceo. Era un vivere in comune i tempi e gli spazi, era un comprendere e capire se stessi nell'altro, in chi percorreva lo stesso corridoio, fra le stesse aule, per andare nella stessa palestra, negli stessi bagni, nella stessa aula informatica, per respirare ogni mattina la stessa aria e condividerla e sapere che il mio respiro era anche il suo ed un altro ancora. Ci si sentiva protetti, mi sentivo al sicuro. Cosa sarebbe successo di lì a pochi mesi quando avremmo smesso quella piacevole abitudine e ci saremmo detti nulla altro a presto? Ero a un miglio fra la consapevolezza della routinarietà morbosa e quasi asfissiante dell'abitudine e la nostalgia dei mai più. Fra l'idea seducente della fuga, dell'evasione, del lasciarsi tutto indietro e la paura angosciante del vuoto e del ricordo incolmabile. Ma non quella mattina. Stavo proprio bene quella mattina, non così così. Fra tanta gente che ritrovavo di nuovo in un mondo in cui riuscivo a vivere ed avere il mio ruolo. Allora bene sarebbe stata la risposta più sincera. Ma come fai a spiegare che il tuo bene è diverso dagli altri? Che è sincero? Che è l'unica risposta possibile, la più veritiera, forse una delle poche fra le tante ascoltate. Ma come spiegarlo? Con un'intonazione particolare? O aggiungendo qualcosa? E iniziare a parlare di cui mi stavo bene. Ma capiamoci, lei, Martina, si aspettava quel consueto bene e io di certo non avevo né voglia né tempo di spiegarle perché stavo così bene lì. Bene, padre.